Scheletri a ballare è un brano che ho scritto nel 2015 e poi ho rivisto nel tempo diverse volte fino a quando quest'anno, cioè nel 2019, l'ho presentato ad un concorso per cantautori intitolato Lelio Luttazzi e ho vinto il premio. Questo brano sembrava avere una vita propria che forse meritava di essere portata al di fuori del concorso e insomma volevo vedere cos'altro avesse da offrire. Innanzitutto ho pensato di rifare la registrazione che avevo fatto per il concorso in una versione più ricca, che lo valorizzasse ulteriormente. Per questo motivo, sono andata a registrarlo a Los Angeles con una big band di musicisti americani capitanata da Bob Minzer, che è inoltre, l'autore dell'assolo che si sente durante il brano, con un arrangiamento, fatto da Gabriele Comeglio. Quando ho provato ad immaginare dove potesse essere ambientato, la mia mente è andata subito appunto a Casa Bossi, dove abbiamo realizzato alla fine il video, quindi queste due stanze che fanno parte di questa villa. Ogni ambiente di Casa Bossi ha un carattere differente e si contraddistingue. Devo dire che è stata assolutamente la scelta giusta. La narrazione si descrive all'interno di due ambienti, una camera da letto, uno studio adiacente, e si divide in due momenti psicologici differenti per la protagonista. Scheletri a ballare parla di gelosia e di istintività, perché chi ama è spesso irragionevole. Questa canzone tratta il tema della gelosia, ma un tipo di gelosia un po' particolare, che tuttavia credo sia un problema più diffuso di quanto non si possa pensare, cioè essere gelosi di qualcuno o di qualcosa che è accaduto nel passato. Lo spostiamo attraverso, anziché la traversa, adesso puntare in fondo dell'albero, lo facciamo puntare tipo un po' più in là, con la luce la spostiamo avanti. Intanto il tempo passa e sempre dico che sono bella giusta. Conosco Caterina dal 1994. Abbiamo condiviso l'infanzia e buona parte dell'adolescenza. È stato semplice creare per Scheletri a ballare un personaggio femminile che avesse le dinamiche caratteriali di Caterina. Perfetta, era coperta, andava bene. Buona, ce l'abbiamo. No, sono partito proprio mentre Però non finiva. c'è. C'è un po' di latenza. No, vai, però abbiamo gestito qui. Devo dire che mi sono divertita molto, il che non è scontato in un tipo di lavoro che richiede anche molta concentrazione e molta precisione. Più pulita nel movimento sul pelo, anche la
corsa, tutto, l'estensione, perfetto. Ok. Buona. Ok. La seguiamo fino a qua. E lei proverà, stiamo sulle mani. È stato per me molto importante lavorare con lei, perché è un'artista che io ammiro molto ed è una persona a cui voglio molto bene. Quindi è stato per me un onore poter creare qualcosa che unisse i nostri due mondi e ci permettesse di sperimentare insieme. Trocchegna.